La procedura di ferratura è sempre così da centinaia d'anni, si analizza il cavallo prima di ferrarlo, si fa camminare il cavallo, poi si tolgono i ferri vecchi, si dà un pareggio all'unghia idoneo in base al proprio appiombo e al tipo di lavoro che deve fare, poi si scelgono i ferri nuovi da mettere, si scaldano, vanno modellati sempre a caldo per dargli la perfetta forma del piede e poi si applicano con dei chiodi. Poi viene fatta una rifinitura in modo che alla fine sembra proprio una scarpa creata su misura per il cavallo. Siamo qui stamattina per ferrare un cavallo sportivo, in questo caso da salto ostacoli. Io sono maniscalco da 30 anni. Ho fatto la scuola militare di Pinerolo e da lì poi ho cominciato questa attività. E ripeto, siamo qui per ferrare un cavallo da salto ostacoli. Sono anche presidente dell'Associazione Italiana Operatori di Mascalcia, che si sta battendo da tanti anni per far riconoscere questa professione molto molto importante per il benessere animale. Perché non fu nors, se i cavalli stanno male con i piedi non possono correre, non possono muoversi e sono molto debilitati. E la UNOM appunto si sta battendo per far riconoscere questa professione, perché purtroppo in Italia attualmente c'è un'improvvisazione di maniscalchi, perché uno si sveglia la mattina, basta che apre una partita IVA con un codice Ateco da maniscalco e può lavorare senza nessuna certificazione.